milioni. Così come ho avuto anche qualche articolo su Disperi, che vi ringraziamo. Adesso ed è anche una delegata della Magna Grecia anche a New York, è un'ambasciatrice, è stata eletta. Davida Bucalfa, sì, che ho avuto l'onore di... Che qui abbiamo la figlia del fondatore della Magna Grecia, Grippo, un abbigliamento della Magna Grecia a Napoli. Eccola qui. Grazie mille. Davide, sì, ti può dire qualcosa? Certo. Cosa vogliamo fare? Allora, chi sono queste due signorine amiche? Sono bellissime. Sono altri. Allora, oggi parla l'Algeria con il vestito, certo. Non sono da sola, con i miei amici, e sono onorata di essere con voi rappresentando la sede operativa di ILA Algeria, e per aiutare, per mettere un punto, stiamo facendo delle traduzioni dall'italiano al francese e dopo all'arabo. Abbiamo cominciato con le poesie di Bruno Mancini, adesso ho iniziato con il gioco d'amore La Sermonetta, e dopo spero fare quello di Flora, quello l'ultimo. Il nostro obiettivo è di costruire un ponte tra l'Algeria e l'Italia. Questo ponte sarebbe artistico, culturale, fare scambi tra di noi, e speriamo che, tanto che Bruno Mancini mi dice non speriamo, lavoriamo, così lo dice ogni lavorare, e io non mi fermo di sperare, spero e spero ancora a bei rapporti tra di noi. Algeria, rappresentata dai miei amici Isman 1, Isman 2 e la signora Majda. Siamo onorati di consegnare a Bruno Mancini. È scritto in arabo, così. Bravissima, grazie, brava, complimenti. Sì, faremo una grande mostra in Algeria. Ci fai vedere la... Okay. Voleva pure la traduzione, ma ci siamo rifiutate. Ho detto no, devi imparare. Complimenti. Come faccio così, non te le spiego. Allora, tu sei stato premiato. Fai con il tuo. No, è il premio per te. Ma non mi dicono che sta scritto. Fai con il tuo. Vabbè, con il tuo.